E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Prendi Luca Tech. Ragazzi, si sta avvicinando il Natale, io vi auguro tantissimi auguri. E detto ciò, direi di passare al prodotto di cui parleremo oggi, ovvero il Nokia 5, di cui ve ne ho parlato in uno scorso unboxing, di cui vi lascio il link qui in alto a destra. E ragazzi, questo mi è piaciuto davvero tanto. Quindi direi di non perderci in chiacchiere, noi ci vediamo subito dopo la sigla, che è bellissima ed è nuovissima. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ragazzi, il Nokia 5 mi piace un sacco. È davvero bello, costruito con dei materiali davvero fantastici, vetro davanti, alluminio nella parte retrostante. Ragazzi, costruito davvero benissimo. La qualità di assemblamento è davvero perfetta. Il design non è all'ultima moda, dato che non è un borderless, ma ragazzi, fa quello che deve. Ad un prezzo davvero ragionevole mi sono trovato davvero bene e ringrazio l'azienda per avermelo fatto testare, perché è un prodotto fantastico. Ho utilizzato questo dispositivo per circa una settimana e ragazzi, devo dire che è fantastico. Riesce a far girare tutte le applicazioni tranquillamente. Real Racing, a parte un po' per i caricamenti, direi che gira davvero bene. E ragazzi, per il prezzo che costa ne vale assolutamente la pena. Abbiamo la possibilità di sbloccarlo tramite Touch ID e ragazzi, mi è piaciuto un sacco. L'impronta digitale funziona davvero bene ed è velocissima. Cosa davvero interessante, perché per alcune applicazioni, ad esempio bancarie, non dobbiamo andare ad inserire il codice ogni volta, ragazzi, quindi super consigliato. Come potete vedere lo sto sbloccando e ribloccando, quindi lo poso da parte perché altrimenti comincio a giocare e non la smetto più. Scherzi a parte ragazzi, questo dispositivo mi è piaciuto un sacco per un'altra feature, ovvero la durata della batteria, cosa che il mio iPhone 6S non riesce a colmare, ovvero un giorno e mezzo di autonomia, facendo chiamate, messaggi, WhatsApp, email e ragazzi, a volte anche giocando, quindi super consigliato. All'interno della confezione abbiamo un cavo micro USB per la ricarica, le cuffiette, dei manuali di istruzione, vabbè, niente di interessante, alimentatore a 2A, quindi da velocità rapida. E ragazzi, riesce a ricaricarlo in appena 4 ore. Quindi ragazzi, super consigliato e mi è piaciuto tantissimo. Piccolo problemino di questo dispositivo ragazzi è la capsula auricolare. Probabilmente è il mio che è un tester, quindi sarà utilizzato e strautilizzato, ma riesco a captare dei piccoli frusci di sottofondo che a volte danno fastidio. Ovviamente è qualcosa davvero di piccolissimo che non incide assolutamente durante l'utilizzo di tutti i giorni. Parlando adesso dello speaker sottostante ragazzi, sono rimasto davvero stupito. Prima di tutto perché è posto in una posizione strategica, come fanno adesso molte case produttrici, che ragazzi dà la possibilità di appoggiare il dispositivo in qualsiasi modo ed ascoltare l'audio in maniera davvero eccellente, a meno che voi non abbiate la capacità di appoggiarlo in verticale. Sì, vabbè. Quindi ragazzi, devo dire super consigliato, perché ha una qualità audio davvero superiore rispetto ai concorrenti della stessa fascia e soprattutto dei toni davvero altissimi. Quindi ragazzi, per chi ama ascoltare della musica è davvero consigliato. Inoltre ragazzi, mi è piaciuto tantissimo il display di questo smartphone. Prima di tutto perché ha dei colori fantastici, ma poi perché all'interno del dispositivo troviamo una galleria davvero infinita e ragazzi, con degli sfondi fantastici che riescono a far tirar fuori da questo display delle feature davvero interessanti. Bene ragazzi, che dirvi? Ringrazio tantissimo l'azienda per avermi inviato questo dispositivo, che mi ha aiutato tanto a capire la fascia bassa di questi dispositivi, dove si orienta e in che fascia del mercato si va ad orientare. E ragazzi, direi che sono dei dispositivi che girano davvero bene e che funzionano davvero una meraviglia. Ragazzi, inoltre io vi auguro davvero tantissimi auguri per queste feste natalizie e noi ci vediamo domenica prossima, il 24, per darvi gli auguri. Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per gli auguri di Natale, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitter, che trovate il link qui sotto in descrizione, e andate ad acquistare questo dispositivo dal link qui sotto. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui, sul mio canale YouTube.